Ehi, la ciurma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati in questo episodio di Expeditions Conquista. Lo stiamo per concludere, immagino, la parte di trama che ci vede qua sull'isola. Vediamo cosa c'è ancora da sapere prima di partire. Trovi il resto dei tuoi uomini in Noriega accalcati nella piazza, mentre cercano di aprire una scatola contenente bottiglie di vino che alcuni dei soldati di Noriega hanno prelevato dalla cantina dell'Alcazar di Diego Colombo. Tutti vi acclamano quando venite loro, Noriega mette il braccio intorno alla tua spalla. Sapete quanto tengo a voi, non trovo le parole per esprimere quanto sia grato Dio per avervi portato su quest'isola proprio nel momento giusto. In cuor mio so che avete salvato la mia vita e la vita di molti innocenti a Santo Domingo. Ho fatto il mio dovere, spero che adesso il governatore liberi la mia nave. Una voce familiare e autorevole risuona da nord. È vero perché ci hanno bloccato qua per questo discorso, non volevano farci partire perché aveva bisogno che li difendessi. È fatta! Decreto che la vostra nave è libera di salpare quando meglio vi aggrada. Capitan Mazzetes, il servizio reso a questa città. Il governatore si avvicina e ti afferra le spalle con entrambe le mani, baciandoti le guance. Non potremo mai ripagarvi adeguatamente. Ho ordinato a Cocero, il tesoriere, di portare ai vostri carri tutto l'oro, le razioni, i medicinali, l'equipaggiamento militare di cui questa città può fare a meno. Affrontate la vostra spedizione con la mia benedizione più sincera. Vi ringrazio, governatore. L'atteggiamento del governatore è completamente cambiato ora che la minaccia di una rivoluzione violenta non è più sulle sue spalle. Ti bacia sulle guance, ti ringrazia e si congratula ancora una volta, poi si affretta a rientrare al palazzo. Si è proprio cambiato da come me lo ricordo all'inizio. Julius, siete una persona straordinaria. Ho già sentito parlare della vostra vittoria schiacciante sui ribelli di Leandro. Ti volti per vedere la sagoma familiare di Umberto De Rossi venire verso di te trotterellando. Andai sulla prima. Sono felice che Isabella sia riuscita a tenervi al sicuro, Umberto. Io non mi ricordo chi sia lui, però. Ah! Devo la mia vita a quella cara ragazza, senza paura. Ah, Julius, se solo potessimo convincervi a rimanere come nostro capitano della guardia. Ma mi aspetto che salpiate al più presto, ora che la vostra nave è stata liberata. Qualunque cosa decidiate di fare in futuro, vi auguro buona fortuna. De Rossi ti abbraccia e ti bacia sulle guance. Poi si allontana per aiutare gli abitanti della città a ripulire i resti della battaglia. 2000 tesori, 40 medicine, 100 razioni e 20 di equipaggiamento, più 10 di prima. Bestia! Adesso con 30 di equipaggiamento possiamo fare un sacco di cose. Ok, adesso possiamo partire. Allora, intanto, prima che mi dimentichi, l'equipaggiamento lo assegno alla gente. Perché da quello che mi è sembrato di vedere, se l'equipaggiamento è assegnato, non viene perso. Mentre invece se non lo è, possono rubarlo, può essere perso con gli eventi, eccetera, eccetera. Se assegnato invece viene perso solo quando si. Solo quando vengono incapacitati durante la battaglia. Ho ancora 5 di equipaggiamento, allora vediamo se. Teoricamente quelli che ho messo in campo dovrebbero averli tutti al massimo. Ma qua gliene manca uno. Ah no, perché l'ha perso. Sì, perché è stata tirata giù. Ma gli altri hanno perso altro equipaggiamento, scusate che controllo. No? No? Questo non ne ha. Questo ce l'ha tutto, gliel'ho rimesso. Questo non è perso, questo non ne ha perso. E Irwenes, niente. Allora metterei. A chi do dell'equipaggiamento? Il dotto non l'abbiamo mai usato in campo. A un altro soldato? O all'altro medico? Ma mettiamo l'altro medico in difesa. Ok. E poi per il resto dell'inventario siamo abbastanza po'. Dovremmo rifarci un po' di lanterne e di triboli e varie cose. Però adesso siamo abbastanza tranquilli un po' con tutto, se non altro. Nei pressi del molo ti apostrofa con gentilezza un soldato della corporatura massiccia dell'abbigliamento singolare, apparentemente costituito da una vecchia armatura nera rabberciata con pezzi di latta. Ti
Siete il capitano Julius Bazzates? In persona. L'uomo ha un forte accento, ma la sua sintassi è perfetta. Non puoi collocarlo con certezza, ma ti pare che il suo accento sia dell'Europa orientale. E suppongo che sia ungherese dal titolo. Vi stavo cercando. Le vostre gesta in questo luogo hanno guadagnato il mio rispetto. Mi cogliete di sorpresa. Perdonatemi, non mi sono presentato. Il mio nome è Laszlo Pawlik. Sono un mercenario. Un nome insolito da queste parti. Da dove venite, signor? Dall'Ungheria, ho combattuto in numerose guerre contro i turchi e ho servito in Italia come mercenario. E cosa ci fate allora in questa colonia spagnola? Giravoce a Hispaniola che state organizzando una spedizione sul continente. Ho le mie ragioni per partecipare con voi a questa spedizione. Se volete venire con me, io dovrò conoscere queste ragioni. Mi sembra sensato. Ci fu un'altra spedizione prima di questa, Felipe Gutiérrez. Da quello che ho saputo, portò 300 uomini sulla terraferma, sperando di conquistarla nel nome della corona spagnola, ma nessuno di loro ha fatto mai più ritorno. Fra di loro vi era un mio vecchio amico, Tomás Szasz. Abbiamo servito nella stessa compagnia nell'esercito ungherese, abbiamo combattuto assieme contro i contadini ribelli e più tardi come mercenari in Italia. Quindi siete qui per trovare il vostro amico? Sì, qualcosa del genere. Se mi volete con voi, vi servirò fedelmente. Forse riuscirò a scoprire che cosa è successo a Tomas. Dovrei fare l'accento ungherese, ma non so fare un accento ungherese. Potrebbe essere interessante, però vediamo di capire che tipo di persona è. Naturalmente, chiedete e risponderò con sincerità. Ah, già, perché noi abbiamo anche la. Abbiamo anche le informazioni sui tizi qua. Perché ci sono quelli razzisti, quelli ah, ecco, aggressivo, razzista, valoroso, pacifico, altruista, narcisista, traumatizzato. È difficile però trovare qualcosa che vada bene a tutti. Qual è il vostro atteggiamento verso la guerra? Sono un soldato e sono bravo nel mio mestiere. Sul campo di battaglia mi sento a casa. Rispetto un comandante che non teme di usare la forza quando è necessario. Qual è l'abilità più importante in un uomo? Questa è una domanda difficile. Direi l'orgoglio. Un uomo senza orgoglio può dirsi a malapena un uomo. Se posso chiedere, che cosa avreste risposto voi? Direi onore. Questo mi sembra un po' debole, la curiosità. Le altre mi sembrano un po' troppo egoiste. Ungherese sorrise. È una buona risposta, avrebbe potuto benissimo essere anche la mia. Ci sta. Combattete per soldi? Non sono avido se è quello che volete sapere. In realtà abborro l'avidità, poiché induce le persone a gettare via il proprio orgoglio e il proprio onore. Combatto perché so farlo bene, perché è un mondo sicuro per guadagnarsi da vivere. È un modo sicuro per guadagnarsi da vivere. Un contadino non sa mai se proprio raccolto sopravviverà al volgere delle stagioni. Un mercenario sa che ci sarà sempre tanto lavoro. Avete detto che avete combattuto in Italia? Mi addestrai come soldato di fanteria nel Fekete Sereg, l'armata nera d'Ungheria. Dopo che il Fekete Sereg fu sciolto, mi sono recato in Italia con la mia compagnia per combattere contro. Sotto il comando del condottiero Bartolomeo Dalviano. Laszlo si acciglia e incrocia le braccia sul petto. È qui che Tomás è scomparso. Ho appreso che si era arruolato in una spedizione spagnola capeggiata da Felipe Gutiérrez, per cui mi sono recato a Palos della Frontiera e da lì sono partito per Santo Domingo. Come ho detto, vorrei mettermi al vostro servizio perché spero di ritrovare Tomás sulla terraferma. In ogni caso, finché viaggerò con voi, sarò completamente ai vostri ordini. Non ho altre domande. Quindi avete deciso? È vero che ho una bocca in più da sfamare. Però ci può aumentare sia la caccia che la difesa dell'accampamento. Diciamo che lo prendiamo, dai. E speriamo vada bene. Ti mette una mano sulla spalla e la stringe leggermente. Grazie, Capitan Mazzetes, non vi pentirete di questa decisione. Raccoglie il proprio baule e si imbarca sulla Maria Teresa.
Ok, ma curiosità, forse ci conviene andare a comprare dell'equipaggiamento in più, visto che abbiamo tante medicine adesso? Visto che qua le medicine le valutano parecchio, però non ho tantissime erbe, ma facciamo che stare così come attrezzatura. Ma no, vediamo lui com'è messo più che altro. Allora, lui è niente, una recluta. Come abilità cosa? 6 di guardia, 4 di pattuglia, 2 di caccia, erboristeria e sviluppo. Ok. Allora, no, punto primo vorrei potenziarmi il tizio di potente di sviluppo. Questo. Perché... vi faccio vedere un attimo... Ah no, non posso farvi vedere la schermata di equipaggiamento. Perché ho sbloccato praticamente tutte le ricerche nel mentre che farmavo, però l'ultimo punto della ricerca ha bisogno almeno di una persona che sia di livello 10 in sviluppo. Per cui uno a livello 10 lo vorrei e questo mi sembra una buona persona per far salire di rango e farlo aumentare di sviluppo. Poi vediamo se ci avanzano dei punti. Intanto faccio salire lui. Allora, ottenuto distrazione, riduce il 20% il danno causato da attacchi nemici fino all'inizio del prossimo turno. Ah, ma lui indotto non lo metto mai in campo in realtà. Allora, recluta a distanza. Possiede già questo spada. Ah, buon paziente. Sono tutte cose per combattimento, lui non lo uso quasi mai. Tiratore segreto, vendicatore, vista notturna. Metterei qualcosa di difensivo, visto che lui è un dotto, però... le ferite in combattimento saranno meno gravi. Questa mi sembra una buona cosa. Colpo critico aumentato, 10% di danno. Più resistenza. Canestro trappole. No, farei questo qua. Vai. E ho 3 punti abilità, allora uno lo metto su sviluppo per forza, così lo porto a 10. Poi lui mi è stato anche molto utile quando non lo facevo sviluppare come erborista, per cui lo metterei come seconda attività come erborista, perché se i medici sono impegnati lui posso metterlo come erborista oppure posso potenziargli la caccia e portarlo a 4. Così conserva anche, perché i medici sono già potenti di erboristeria. Facciamo che gli aumento la caccia, va? 2 di caccia. Ok. Mentre c'ho ancora dei punti per far salire lui, sì. Allora, facciamo salire lui. Più che altro così gli mettiamo più punti alla guardia. Quanti ne abbiamo di guardia che sono messi bene? 9, 8, 7, 9. Perché, allora, lui è messo bene di guardia, quindi potrei portarlo a 9 e non serve male, oppure aumentargli la pattuglia, ma forse è meglio aumentare la possibilità di guardia così posso liberare qualcuno degli altri, perché questo per esempio è buono anche di pattuglia. Questo no, Isabella ha meglio guardia in assoluto. Questo è buono di pattuglia, questo è discreto di pattuglia. Come anche questo. Questo è il nostro pattugliatore nato, questo è il nostro sviluppatore nato. Mentre invece lui di... Beh, è discreto anche di pattuglia, però diciamo che mettiamo la guardia al massimo.
Allora, nessun dolore, cosa che... Ma metterei anche lui il discorso di buon paziente. Anche se questa non è male. Difesa più 5 contro corpo a corpo. Vai. Spero di non doverla mai utilizzare, però portiamo la guardia a 9. Vai. Ottimo, adesso abbiamo 190 punti che non ci bastano per niente, ma almeno abbiamo potenziato le nostre possibilità quando siamo in accampamento, quando siamo accampati. Niente, direi che possiamo andare con questo. Anche se quasi quasi conviene terminare quell'episodio, non lo so. Sono già passati 15 minuti, 16 minuti. È un episodio un po' filler, ma vabbè, dai, concludiamolo qua. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto, iscrivervi anche al canale Telegram per restare sempre aggiornati. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.